Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale di Umberto Minetto. Partiamo con la famosa challenge dei 7 giorni di plank. Quindi ci alleneremo insieme o con dei video in premiere o in live che rimarranno comunque caricati sulla piattaforma e andremo a fare per questi 7 giorni plank, ma faremo ogni giorno un allenamento differente, farò vedere varianti di plank e varianti di metodiche di allenamento. Ogni allenamento durerà 20 minuti, quindi salvatevi anche questo link così quando vorrete rifarlo potrete facilmente ritrovarlo. Allora, l'allenamento di oggi è semplice: 30 secondi di plank, 30 secondi di recupero per 20 volte. Andiamo a fare un plank classico, ma vi guiderò io a farlo dandovi varie indicazioni sulla tecnica di questo fantastico esercizio. Quindi mi raccomando, prima di partire, perché poi dopo non ce la fate più, spolliciate, iscrivetevi ancora al canale e niente, partiamo con questo super allenamento challenge 7 giorni di plank. Quindi ogni sera ci alleniamo insieme e vi farò faticare con il plank. Ovviamente il titolo fa il plank e brucia il grasso è vero se mangiate bene, se riuscite a rispettare il famoso deficit calorico. Quindi partiamo, preparatevi, io parto con la prima serie. C'è il segnale sonoro che ci guiderà quando partire, ma voi seguite me e che ci alleniamo insieme. Andiamo. Mancano, ho fatto partire il timer, mancano 10 secondi, 20 minuti, saranno 20 minuti impegnativo. Ovviamente vi dirò anche come rendere più o meno difficile il plank. Andiamo, primi 30 secondi. Ecco, possiamo fare un plank classico, quindi come questa prima serie che sto facendo io. Gambe distese, appoggio sulla pianta dei piedi, gomiti, le teniamo, diciamo le braccia sono parallele, diciamo il braccio cade perpendicolare sotto la spalla, glutei contratti, non facciamo nessuna enfatizzazione sul movimento, quindi siamo comodi, piatti in questa maniera. Nel recupero, mentre state facendo questo video, vi potete anche rilassare, quindi potete mettervi anche in questa postura, possiamo rilassarci. Se notate che a un certo punto il plank è troppo difficile per voi, potete farlo sulle ginocchia, va benissimo fare anche un plank sulle ginocchia. Se invece siete più forti, possiamo andarlo a farlo sul dorso dei piedi. Questa è sicuramente una versione più impegnativa. Allunghiamo la leva e ve la faccio vedere adesso. Quindi così, in questo caso, quando fate plank, cari miei amici, importante non sedere all'insù, abbassare il sedere, distendere sempre le gambe, contrarre i glutei, non trattenere il respiro e fare il nostro plank in questo modo. Veramente un bel esercizio che lavora non solo il core, ma lavora tutto il corpo. In questa challenge di 7 giorni vi farò scoprire come sfruttare diverse tipologie di allenamenti, ma anche diverse tipologie di plank per andare a lavorare con questa zona centrale del corpo. Questo allenamento è ideale per tutti quelli che stanno già mettendo in pratica qualche mio manuale, per chi sta mettendo anche in pratica il 15 workout, potete fare 15 workout e seguire il plank, oppure prima plank e poi 15 workout, secondo me persino meglio. Andiamo! Ok, importante, gambe distese, glutei contratti, scapole depresse, come si dice, no? Quindi questo permette di coinvolgere meglio tutti i muscoli anche del dorso, del petto, e quindi avere più coinvolgimento muscolare nel mentre andiamo a fare questo lavoro di rinforzo, veramente un gran lavoro di rinforzo per il core. Teniamo. Rest, ottimo. Così vi tengo compagnia. Soprattutto per tutte quelle persone che non possono andare in palestra, questo è un modo per allenarci insieme. Io faccio 20 minuti, però come detto, agganciate questi 20 minuti magari ad altri allenamenti che avete fatto durante la giornata, che farete dopo, che fate la mattina, perché comunque non bastano solo questi 20 minuti. Questo è un ottimo modo però per andare a potenziare il core. Andiamo. Mi raccomando, chi utilizza la tecnica calistenica, dorso dei piedi, gambe tirate, glutei stretti, scapole protratte e depresse. E manteniamo. Gomiti, le braccia stanno parallele, volendo potete stare anche con le mani rivolte verso l'alto.
e direi che così il lavoro è perfetto. Tenete. Si sente nel corso dei minuti questo lavoro, si sente, rilassatevi. Abbiamo fatto 4 serie, dobbiamo arrivare a 20. Preparatevi. Se l'appoggio dorsale dei piedi vi dà fastidio, tranquilli, mettetevi pure anche con un appoggio plantare, che non c'è nessun problema in questo caso. Vi accorgete proprio che l'esercizio diventa più semplice, eh? Quindi teniamo in questa maniera qua. Quindi 7 giorni, vi faccio provare 7 allenamenti diversi con i plank. A volte ci sono persone che si inventano chissà che esercizi strani, quando poi in realtà è ripetere esercizi validi che permette di far ottenere risultati. Quindi non è che dovete inventarvi ogni giorno l'esercizio diverso, ma esercizi veramente efficaci, ripetuti nel tempo, portano a grandi risultati. Il plank sicuramente è uno di questi esercizi da tenere sempre in considerazione. Andiamo, glutei contratti, tenete e via. Sette giorni, 20 minuti di plank. Vediamo quello che succede al vostro addome. Vediamo chi di voi accetta la sfida. Mi raccomando, menzionatevi magari su Instagram mentre vi state allenando. Non può che farmi piacere vedere che siete lì, che faticate con me, ed è un modo anche un po' per stare insieme in questo periodo in cui tanti non possono andare in palestra. Adesso qua c'è anche il cane in casa che abbaia, abbaione, che... Ok, andiamo. Via, altri 20 secondi, tenete, ok, così, tenete bene, glutei contratti, ok, riallo, basta, ok, tenete, se notate a un certo punto di non riuscire più a mantenere la posizione corretta, niente, appoggiate le ginocchia, dobbiamo, e questo vale sempre in qualsiasi forma di allenamento che fate, quando non riuscite più a mantenere la posizione corretta dell'esercizio che avete prefissati di fare, scalare di intensità. In questo caso la versione un po' più semplice può essere o appoggio plantare oppure sulle ginocchia. Questo è un modo per andare a scalare l'intensità del plank. Pronti? Andiamo. Ok, scusi. Io anche sono in una forma di ripresa d'allenamento, quindi lo sento comunque il plank in questo caso, lo sento fatto bene. L'idea è proprio stringete veramente le chiappe, stringete forte, glutei in retroversioni, scapole depresse, dovete essere veramente un pezzo di tronco, se qualcuno vi sale sopra la schiena dovreste riuscire a sorreggerlo. Questo è fare un buon plank. Quando fate plank sentite il corpo trema persino, no? Perché l'idea è andare a ricercare una massima tensione muscolare per andare a lavorare con tutti i muscoli del corpo. Consideriamo il plank come un esercizio globale, enfasi sul tratto centrale del corpo, sicuramente sul corpo, però lavorano anche i glutei, le cosce, abbiamo visto la schiena, i dorsali, il petto, ma se mantenete la postura corretta. Andiamo! Ecco, normale, a volte, normale, soprattutto perché non è a pratico a fare plank sul dorso dei piedi, possono crearsi dei crampi sul piede, sulla pianta del piede. Questo può essere, diciamo,
dato dalla posizione, nel tempo questo fastidio passa e non avvertirete più questo fastidio, questi crampi. Ok, abbiamo fatto, ottimo, abbiamo fatto, siamo nel giro di boa, dobbiamo fare la decima serie, ne abbiamo fatte 9. Il lavoro si sente, io lo sento, spero che anche voi possiate sentirlo. 20 minuti, se semplice, dorso dei piedi, anziché tenere solo 30 secondi potete provare a tenere 40 secondi, no? Continuate ancora, quando vedete che io stoppo potete ancora continuare un pochettino, ma andiamo. Se semplice, ragazzi, l'idea è provare a stringere più forte che riuscite i glutei e l'addominale. Stringete forte, spingete indietro in basso le scapole, quindi deprimete, e vi assicuro che i 30 secondi possono diventare un vero massacro. Ma questo, diciamo, è il modo per andare a fare un plank performante, definito anche plank in hollow. Ideale, o comunque quella forma di plank praticato da chi pratica calisthenics, per andare a rinforzare in maniera prestazionale questa regione del corpo, in maniera tale che ci permette di andare ad eseguire anche altri esercizi, sapendo che comunque il nostro core è talmente forte che tiene le posizioni che andremo ad assumere. Quindi questo è senza ombra di dubbio un modo, secondo me, efficiente per andare a fare il plank in maniera performante. Ok, andiamo, undicesima serie, andiamoli così, tenete, ok, ottimo, glutei contratti, contraete i glutei, vi vedo che non state contraendo i glutei, glutei contratti, stringete più forte che potete, dai, ok, così, stringete, stringete i glutei, ok, così. Ok, bene. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Abbiamo fatto 11 serie. Stiamo procedendo bene. Prima giornata di challenge. Domani sera, sempre solita ora, ore 18. Andiamo con una nuova puntata e sarà sempre un lavoro di plank gestito in maniera differente. Quindi vi farò scoprire veramente 7 modi diversi con cui allenare in 20 minuti questo esercizio. Andiamo, ok, così, possiamo stare anche così, glutei contratti, braccio parallele, stringete e andiamo. Ok, l'esercizio si sente, mancano, dovrebbero mancare 7-8 serie, leggo sul timer, ecco che mi chiede il timer perché c'è sempre qualcuno che lo scrive, Smartwood è questo timer che sto utilizzando in questo momento, quindi grazie a questo, diciamo, cronometro possiamo andare a organizzare questi lavori ad intervalli e risultano molto molto comodi. Pronti? Andiamo! Let's go! Stringete i glutei, contraete gli addominali, come vedete in questo caso qua sono sull'avampiede, se non ce la fate può essere un ottimo modo passare sull'avampiede. Considerate che non stiamo facendo la gara con nessuno, questo challenge è con noi stessi, quindi l'idea è allenarsi bene, cercare di mantenere la tecnica corretta di questo esercizio, perché lo scopo e allenare in maniera efficace la zona centrale del corpo. Recuperiamo, recupera, io chiacchiero, però il mio scopo è anche stare con voi, intrattenervi, cercare di darvi dei spunti su come andare a fare questo movimento per riuscire a ottimizzare il tutto. Poi se non vi volete sentire mettete il muto, però è un po' come essere in palestra, avere il coach che vi sta allenando, quindi io vi vedo, quindi andiamo. Ok, andiamo lì. Dorso dei piedi, se ce la fate, più difficile, contraete i glutei in questo modo. Tenete. Tenete.
Mi raccomando, respirate ampia, respira quindi quando fai il plank, non trattenere l'aria per 30 secondi. Tieni. Rest. Mi raccomando, quando facciamo questo esercizio, non mettere le mani così con i gomiti larghi, questo è un modo per andare a semplificare il movimento, non così, cerca di tenere le braccia parallele in appoggio sul gomito. Per aiutarti anche a tenere questa posizione puoi ruotare le mani all'esterno e quindi extra ruotare. Il vizio che vedo spesso è mettersi così, chiudere le spalle in avanti per tenere questa posizione. No, questo non dobbiamo farlo perché è un modo scorretto per fare questo esercizio. Andiamo via! Glutei, quindi vedi, braccia parallele, puoi stare anche con i pollici girati all'esterno, glutei contratti, ginocchio disteso e tieni, in questo modo qua. Quindi questo è un ottimo modo, ecco, senti che se contrai i glutei, contrai gli addominali, questo è un ottimo modo per andare a contrarre in maniera veramente intensa l'addominale. Io lo sento un casino adesso. Ok, rest. Ok, dopo chiamiamo anche l'abbaglione. Vediamo, oggi ce l'avevo in casa. Ho detto, teniamo Rial in casa, così mi alleno tranquillo. Ma lo sento che abbaia, sentirà qualche rumore fuori. E quindi, lo rispediamo fuori. Allora, ci mancano 5 serie, poi lo chiamiamo così. Tenete, sono le ultime serie, molto importante, lavoro finale e il succo dell'allenamento. Arriviamo a questo punto, proprio bisogna dare tutto quello che avete, quindi contraete i glutei, stringete i glutei, ok? Stringete i glutei, tenete lì, dovete tremare, il vostro addome deve tremare, ok? Stop. Bene, 17, 18, 19, 20, mancano 4 serie, recuperiamo, come vi ho detto potete fare anche stretching nel mentre, potete fare tutto quello che volete, l'importante 30 secondi di lavoro, 30 secondi di pausa e sempre con la tecnica corretta, recuperiamo. Ci sono, andiamo. Via, tenete, stringete i glutei, sono le ultime serie, le serie più produttive, le serie più interessanti, quindi godiamoci questi momenti di plank, il plank è fantastico. Io anche arrivo alla fine che lo sento un casino. Ok, mancano le ultime 3 serie, quindi non è che ce la facciamo, ormai a questo punto dobbiamo farcela. Se non ce la fate più, a un certo punto vi potete mettere in questa posizione, glutei in appoggio, scusate, ginocchi in appoggio, glutei contratti e state così. Questo è un ottimo modo per semplificare il plank, ok? Questo è importante. Ok, così andiamo via. Glutei contratti. Stringete i glutei, stringete l'addome, spingete, deprimete le scapole, respirate, non fatelo in apnea. Tenete, dai! Ok, non so voi, ma io lo sento. La cosa difficile di questo challenge quale sarà? Che domani, molto probabilmente, non tutti, chi di voi magari è già molto allenato, chi non è così allenato, domani potreste sentire dei DOMS, ok, non acido lattico, dei DOMS sull'addome. In quel caso continueremo ad allenarci e tiriamo così per una settimana. Questa è la nostra sfida sul plank. Dai, pronti? Via! Penultima serie, dai, adesso qua veramente i giochi si fanno duri e i duri iniziano a fare plank come si deve, glutei contratti,
addome contratto, respirate. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Rest. Abbiamo l'ultima serie di questo fantastico giorno 1 del Challenge Plank. Ogni sera alle 18, chi si vuole allenare, ma poi come ho detto rimane salvato, quindi ci alleniamo. 7 giorni, faccio provare 7 varianti di plank, 7 tipi di allenamenti differenti e così ce la godiamo insieme. Andiamo! Ultimo round, via! Dai, tenete forte! Tenete! Glutei stretti! Tenete forte! Glutei stretti! Tenete forte! Glutei stretti! Dai, tenete! 3, 2, 1, tenete! E stop! Benissimo! Siamo andati! Andati! Rial! Vediamo se arriva il cagnolone! Rial! Vediamo se è lontano, chissà se mi sente. Rial! Vediamo se... adesso... Vieni! Vieni! Rial! Vieni! Vieni qua, vediamo se è più grande di me, lui è. Eccolo qua, è il rilone. Vieni qua, stai qua, seduto, metti qua. Bravo! Eccolo qua, anche lui ci tiene compagnia. Nella sfida plank 7 giorni, anche lui ci terrà compagnia. Basta, non c'è nessuno, sei tranquillo, andiamo avanti del corpo, quindi sempre pronto a difendere il padrone, il super Rial. Basta, per oggi è tutto, ci vediamo domani con il secondo giorno della sfida sul plank. Ciao!